C'è chi lo attende ma senza troppa ansia, chi non vede l'ora che arrivi e forse anche chi da buon italiano sperava in un rinvio. Ma in un modo o nell'altro il primo giorno di scuola è arrivato e resterà sempre un evento nella vita di tutti. Questa mattina la campanella è suonata in buona parte delle regioni italiane per circa 9 milioni di studenti. Domani sarà la volta di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Veneto e Puglia apriranno le aule il 16 settembre, mentre per Trentino e Molise i battenti sono già stati riaperti. L'emozione è tanta, l'importante è che hanno iniziato così, perché non ce la facevamo più. A casa non si possono tenere. In occasione del primo giorno di scuola, Matteo Renzi lancia su Twitter un in bocca al lupo ragazzi, siete la più grande risorsa dell'Italia. E il ministro dell'istruzione Stefania Giannini dichiara che sarà un anno di grandi sfide e di transizione, perché fa partire una riforma ambiziosa che vuole dare alla scuola tutto quello di cui ha bisogno. Intanto però diminuisce la popolazione scolastica, sarebbero 20.000 alunni in meno rispetto ad un anno fa, appena lo 0,25% sul totale, ma bastano e avanzano per agitare la paura del calo del numero degli studenti, tenuto in piedi finora dall'incremento continuo degli alunni stranieri. Dal 1998 all'anno scorso gli alunni delle scuole italiane sono aumentati costantemente, con 342.000 presenze in più in 16 anni. Nello stesso periodo gli alunni stranieri in carico alle statali sono passati da 77.000 a 722.000, ben 645.000 in un lasso di tempo inferiore. Basta poco per capire che la crescita della popolazione scolastica nostrana è di fatto sostenuta dai figli degli immigrati.